Buonasera ragazzi e benvenuti al King of Subs volume 2. In questo caso, proprio perché è il volume 2, si giocherà in due. Benvenuti agli Hunger Games di Power, come volete chiamarli. Io sarò il vostro caster per questa sera e sarò anche colui che guarderà dall'alto e veglierà sugli altri giocatori. I team stanno prendendo posto nella stanza. La password è stata data, il server è stato dato, stanno prendendo posto e stiamo aspettando che tutti siano all'interno del server e siamo pronti a partire. Mappa. Come si gioca Erangel? Erangel, una delle migliori cose da fare è buttarsi nelle zone dove si trovano più veicoli, quindi nella parte che va da Milta fino a Rozok o da Primorsk verso Ferripier. Cercare un veicolo, andare in una zona lontana dal tragitto dell'aereo e cercare di lootare più risorse possibili. Una volta prese queste risorse, cosa che dovranno fare i player, entrare all'interno del cerchio. E ora, via! Vediamo che uno dei team che sta entrando in ritardo è proprio quello di Alex Pack. Attenzione, ma qui un altro fight che stiamo assistendo su burrini e rompifegne che stanno sparando a King of Foy, che si sta muovendo con la dagra, ma sono vicinissimi ragazzi a Pincio e Troncastecchi. Stanno fleccando praticamente da dietro. Ecco che arriva la granata. Here comes the action. Troncastecchi con la granata all'interno dell'apartments. Subito fleccando dentro, armato di un Uzi e di una doppietta. Super aggressivo qui il push. Costa burrini, lo mette down subito. Arrivano dei colpi da dietro. Subito Pincio va ad aiutare. Piccio viene ferito, rompe i freni e Wick cerca di finire Troncastecchi. Cos'è ricaricare? Piccio è armato solamente di un pompa e finisce in questo caso rompi i freni e non è riuscito a romperle, ragazzi. Ed ecco altre due kill che si aggiudicano il team 21. Come detto in precedenza, la parte sud è quella meno gettonata. Abbiamo il team di Peach. Attenzione, qui parte subito il fight. Peach che spara a Valerio Petwire. Fight fuori zona. Nella blu zone Petwire riceve due colpi importanti. Si trova a un terzo di HP, ne riceve un altro. Molto weak. Altri colpi arrivano. Peach one shot. Si deve curare, se no la zona rischia di buttarlo giù. Attenzione, Peach viene noccato qui. Spostiamo la visuale allora su Petwire e Valerio. Che ha aiutato degli shot molto importanti. Ha un altro colpo che si connette su Troncastecchi da parte di Valerio, costretto a ritirarsi dietro quest'albero. Deve andare per il rest su Piccio. Si trovano molto vicini alla zona, ma la zona è quasi in chiusura, quindi aumenteranno i danni. Decidono quindi di muoversi subito con il veicolo. Valerio e Petwire molto vogliono fare un push aggressivo qui su Troncastecchi e Piccio. Si fermano con il portale sull'albero, scendono fuori a piedi. Subito cerca la copertura, in questo caso Valerio. Troncastecchi viene buttato giù. Piccio è one shot e viene ucciso dalla play. Una kill quindi per il team di Petwire e Troncastecchi. Petwire pure viene noccato a sua volta. Valerio costretto a curarsi velocemente per poter restare poi Petwire. Eccolo qui che arriva il resto su Petwire. Ecco qui che è subito arrivata la zona della morte. Questa sarà la zona dove vedremo la maggior parte dei player morire. Kirisu Nosune, il team 04 assieme a Raven, che precedentemente era Milta, sta fightando contro il team 28. Ecco che partono subito le prime nade a Palombella. Un altro knock importante, più kill qui su Arcosta. Ottima granata di F Slot, ragazzi, ottima giocata qui da parte sua, che totalizza ben due kill e prendono la posizione di vantaggio al limite della safe per collezionare qualche kill e sapere dove muoversi. Nel frattempo sposterei la visuale qui su Petwire.
e Valerio che si sta domandando al centro della safe. Ma secondo il team di Ale Pips, il team 15 sono costretti a virare velocemente. E ecco qua che cercano una posizione dove fermarsi. Ma niente, allora risposta era visuale su Ciccio Benzina, che sono stati flankati da Mr. Fudge e Monster Enix. Ciccio Benzina continua a prendere colpi, dice di scappare. QTMR viene lasciato per terra a strisciare. Allora io sposterei la visuale su Andra Sara e Manu 515, che si stanno muovendo al limite della safe, molto lenta, ricordiamo, da questo lato. Sanno che hanno un team davanti, hanno sentito gli spari. Guardateli come si muovono, quatti quatti, passo del giaguaro, cercando di andare al flank da dietro, mentre Monster NXG e Frenzy cercano di salire verso la collina di Pochinki, verso la montagna di Pochinki, scusate. Ancora colpi che vengono presi da Ciccio Benzina, da parte di Sfizzolo, che ha questo 4 verso lo Scar. Ricordiamo che lo Scar è un'arma con un alto impact damage, quindi fa molto danno alle veste. Vediamo la situazione qual è, ma io sposterei la visuale. Qui è un fight close quarter, ragazzi, nelle case gialle della collina di Pochinki. Lomba e Barzollo contro Fresilus Max. Barzollo viene noccato, riceve anche una granata, ma fortunatamente si salva dallo splash damage. Allora Lomba continua a cercare se trova qualche player. Vediamo che tenta di sputtare, di trovare un angolo giusto. Attenzione, vede un player lì. Arriva lo spray, mette molto weak. Pure lui viene ferito da questa cappa, è costretto a tirarsi un first aid. Vediamo che Barzollo ha perso il suo elmetto. E ragazzi, io sposterei la visuale su Sirius Max, che si trova sul retro. Sa che Lomba è stato ferito, dicevano di pushare Lomba. Attenzione, di Lomba che prende un knock molto importante. Rimetterei la visuale su Lomba, che è veramente ferito. Pure Fra è molto ferito, uno contro uno qui. L'ha sentito Fra, che si trova dietro la casa gialla, forse l'ha spottata all'interno della finestra. Si muove verso dove si trova prima. Lomba evita i colpi come Nio, feritissimo lui, decide di abbandonare Barzollo al suo destino. Vediamo Lomba che continua a muoversi laterale. Questa granata non hitta nessuno. Attenzione, forse lo vede, si trova dietro la macchina, tenta la cura Fra ma non riesce. Lomba con questo jump shot si porta a casa due kill, qualche loot, un pochino, e può respirare ora. Andiamo a vedere qui cosa sta accadendo. Vin e il suo compagno stanno tenendo sotto scacco il team di Andra Sara e Manu, che avevano fightato in precedenza contro Monster NXG e Franzi. Vediamo che prendono un knock, quindi sono costretti ad aspettare. La zona è molto lenta. Andra Sara forse decide addirittura di abbandonare il suo compagno. Lo abbandona al suo destino. Poteva tentare forse il rest lì dietro, ma anzi no, viene finito da Sfrizzolo in questo caso. Abbiamo French e Playfra che si trovano proprio al flank di Kirisu, Nosune, Raven. Ecco qua che parte lo spray di M4 su Raven. Un pochino shaky questo spray, viene toccato Playfra che stava correndo. Un altro spray, vediamo su Kirisu Nosune, che però prende questa kill importante con headshot su Frenchy. Ecco qui che arrivano i primi shot mentre stavo controllando la zona. I colpi però non si connettono sul team 04 e Raven può tornare indietro assieme a Kirisu Nosune. Cerca altri angoli Smile, ricordiamo che ancora rischio headshot. Vede un player all'interno della casa, non può sparare perché il prefire lo spaventa abbastanza. Ecco qui che arriva subito l'headshot importante di Kirisu Nosune. Slop rimane solo lui per il team Forge. Cerca anche lui l'angolo. Don't think it a terra, è la seconda volta che è stato buttato giù. Molto low qua anche slot. Io metterei la visuale su Kirisu Nosune e Raven, che anche se loro due sono low, sanno di averli colpiti. Allora passiamo su Raven, che decide di pushare molto aggressivo. Ecco che arriva la prima granata, non lo riesce a prendere, viene distratto da Don't think it. Slop 1v1 qui, prova a lendare qualche colpo che potrebbe essere importantissimo. Ma arriva anche Lomba, ragazzi, dal retro. Giocatone da parte sua con questo Uaz che sembra molto suicida. Slot prende la kill su Raven, che aveva toccato in precedenza. Kirisu Nosune contro Slot 1v1. Slot si trova sopra, si è riuscito a fullare, ha solamente l'elmo aneggiato. Kirisu Nosune invece si trova sotto, completamente full, quasi full HP, full boostato qui con Best al 3. La visuale su Slot che ha deciso di lanciarsi in gioco. Attenzione, fight da vicino, F-Slot lo vince, incredibile qui questo fight che ha preso. Lomba nel frattempo sta studiando la situazione dietro questo furgoncino dei gelati. Io sposterò allora la visuale su Marinuse, che è rimasto da solo dopo che le pips è stato noccato. Stanno fedendo verso questo shack, mentre hanno la blue zone costole, che è come un cane che cerca di morderti le caviglie. Deve cercare di prendere questo fight il prima possibile, prima che arrivi la blue zone, perché ragazzi, ricordiamo, ora sono danni serie. Allora risposta della visuale su Jack, che tenta di andare in prefire.
Vediamo, eccolo qui, Marinus è costretto a fuori, attenzione dello spray da parte sua, non ci va forse molto convinto e viene subito downato. Allora spostiamo la visuale su Andrasara, che ha visto dei player all'interno di Apartments, parte qualche shot su Sfrizzo, qualche altro shot lo noccano, non viene ferito nemmeno, ottimo qui, può forse finire il compagno, vede un altro player, eccolo l'altro player, Vin contro Andrasara, Andrasara prende questo knock molto importante. Jack sta cercando l'headshot sicuro, aspetta che il player si ferma, guardate come studia la sua preda. Jack non ha la minima idea di essere tirato da un car 98 con 4 per. Here comes the action, boys. Boom, baby. Ed ecco l'headshot di Andrasara, che ora si può muovere liberamente, ma non sa che c'è un altro player all'interno. Guardate come sta temporeggiando qui. Lomba ha aperto nel frattempo lo shack, sta sfruttando il momento, vede un player, vede Tias, decide di non sparare, decide di prendere tempo, ha il silenziatore, può prendere tutto il tempo del mondo. Tias prende del danno dalla safe, Lomba vede Tias, vediamo se proverà lo shot, potrebbe essere molto importante per lui. Vediamo cosa fa Andrasara, Andrasara riceve qualche colpo, vediamo Tias che spara. Lomba allora decide di pushare in modo molto aggressivo, Tias che però si trova sempre dietro quella piccola roccetta che non è, è al proprio alla linea della safe, il colpo non si connette su di lui, costretto a retrittare Lomba. L'unica copertura ora è solamente questo albero e il loot che è caduto qui al centro della zona. Rimettiamo la visuale su Lomba che prova a landare colpi su Tias dietro la roccia, vediamo, prova il flick ma non riesce, ha un player però alla sua destra, il colpo si connette portandolo a metà vita, ma è full boostato, già cominciato a partire le cune. Nel frattempo Andrasara prova uno shot sempre su Tias, si fa spottare la sua situazione, Lomba sembra non volerne sapere di Andrasara che si sta muovendo già per il flank nel momento. Spostiamoci su Andrasara, Lomba decide quindi di pushare verso Andrasara, piccolo bug della cam e prende questa kill importantissima, quindi si deve sdraiare. 1v1 situation, il piedone contro Tias 93, Lomba ha la posizione di vantaggio all'high ground, Tias è costretto a breve a correre in completo open field. Lomba contro Tias, guardate come sfrutta le rocce, il colpo non si connette, costretto a curarsi, l'elmo al 3 è ferito dopo i colpi ricevuti da Andrasara. Tias corre subito al loot, l'unica protezione che ha all'interno della safe come potete vedere. Nel frattempo Lomba parte con le smoke, cerca di prendere delle coperture con queste smoke, cerca di capire dove si trova Tias, continua a muoversi sempre più giù, è rischiosissimo quello che sta facendo Lomba. Io metterei allora la visione su Tias che potrebbe prendere una kill molto importante. Lomba ragazzi non è nemmeno full HP, ma una vessel 3 che potrebbe proteggere dai colpi, riesce a prendere questo albero, non si connette, il colpo di cecchino, è costretto a curarsi, quindi si deve pullare, si trova al limite della safe. Lomba è feritissimo, perde anche la vessel 3, vediamo dietro a quest'albero che sembra veramente un filo, eccolo qui, tira fuori il suo M24, sa che la risposta potrebbe essere solamente un headshot per salvarsi. Guardate come Tias cerca di piccare, il colpo si connette però sul petto, Tias si può curare tranquillamente, Lomba cerca un pick destra-sinistra, situazione ragazzi veramente incredibile qua. Lomba sta per venire toccato dalla blue zone, la zona ricordiamo che fa dei danni paurosi, ora si deve avvicinare ancora di più all'albero che quindi non gli consente di fare pick velocemente, prende altri painkillers, non ha la vesta, quindi 3 shot da parte del M24, eccolo qui, lo vede. Car contro M24 da parte di entrambi i team. Attenzione! E arriva il colpo di Tias al petto che uccide Lomba. Ed ecco qui i punteggi, ragazzi. Ragazzi. Che game, Lomba. Qui l'ha sudata veramente tanto, ragazzi. Sono molto curioso di sapere come sarà questa zona, come sarà la prima safe zone. Mi piacerebbe vedere una safe zone ai limiti della mappa, quindi magari nella parte nord-est o nord-ovest o sud-est. Perché questo? Perché voglio vedere movimento, voglio vedere i player muoversi, voglio vedere i player fightare, voglio vedere tanti scontri, voglio vedere come decidono di sfruttare la mappa, le strade. Ricordiamo che i veicoli sono più lenti e più difficili da guidare nelle parti, diciamo, nelle parti fuori strada, quindi ovviamente passare per le strade, conoscere le strade segrete, perché ragazzi sono delle strade sterrate che non sono segnate dalla mappa, è un grandissimo vantaggio. Vediamo quanti team stanno scendendo a San Martino, ragazzi. Possiamo fra poco avere subito un fight. Oh, ma attenzione ragazzi, here comes the action. Spostiamo la visuale sul team di Zaff & Joy, il vecchio King of Subs, metterei la visuale su di lui, non ha nemmeno l'elmo, ha un M16 senza senza ottiche, senza mirini. Attenzione, Tainto riceve 3 shot importanti, one shot Mulfar subito lo butta giù, arrivano i colpi per cercare di finirlo, non si accorge di feed sopra la collina, quindi io metterei la visuale su feed che sta cercando
Mulfari Zaff enjoy. Tainted non ha la più pallida idea da dove gli hanno sparato. Feed non sembra essersi accorto, forse per via delle ombre dell'albero che li copre. Zaffen forse ha visto Feed. Andiamo, mettiamo la visuale su di lui. Eccolo qui, sì, Zaffen l'ha visto. Il King of Subs arriva di colpi diretti a Feed, che si trova dietro il care package. Zaffen allora si allarga per il flank. Vediamo come cerca sempre di più il flank. Vede uno spiraglio. Il primo colpo si connette, il secondo colpo si connette su Tainted. Però Feed riceve solo uno shot, quindi rimane 1v2. Attenzione, cerca il lean, un altro colpo si connette su di lui. Feed molto low e andrei a mettere la visuale proprio su di lui. Vediamo cosa farà. È costretto a rimanere così di lato. Un altro colpo si connette, importante questo colpo di Zaff and Joy, che li killa subito. Ma cosa c'era nel loot? Non siamo riusciti a vederlo. Attenzione, vediamo se riusciamo a vedere. Un M24, ragazzi. Un M24 qui per il team 0-1 di Mulfar e Zaff and Joy. Io mi sposterei a vedere questo fight che sta accadendo qua. Subito Burindam viene noccato, subito al flank QTMR, che lo vede rompere il fregne, che si stava provando a arrestare Burrini. E niente, due kill per loro. QTMR prende queste due kill molto importanti e possono avere del loot gratuito. Andiamo a vedere com'è la situazione. Nel frattempo Franci riesce a arrestare Mosser NXG. Eccoli qui, arrivano i primi shot. L'uomo un pochino shaky qua, va in hipfire. Attenzione, vede Franci, subito viene noccato Franci, Mosser NXG è one shot, sa che si potrebbe trovare dietro l'angolo. Lo cerca, è subito dietro il corner. Sente forse il passo. Barzollo tenta un lean. Vediamo la situazione. L'ombra di Pedro dietro. Arriva lo spray levando il silenziatore. Molto aggressivi qua. Nel frattempo mettiamo la visuale su a Rockstar e Niveros, che si trovano sopra apartments M416 con 8 per, che tentano di mirare dove, nella direzione dove hanno sentito gli spari, dove hanno sentito fightare in precedenza i due team. Ottima azione comunque qui di Lobby, ragazzi, che si porta a casa due kill. Vediamo come decideranno di muoversi i vari team. Per ora è solamente una fase di studio. I player fuori dal cerchio stanno pensando a dove entrare, mentre quelli all'interno stanno vedendo se prendere una posizione migliore o se rimanere in quella qui stando, dato che non è ancora stata contestata. Nel frattempo il team di Lomba, che precedentemente era arrivato secondo e viene eliminato in questo caso da Pasquale e Reiken, si trovano all'interno di Ciumacera. Ciumacera. Attenzione, qui parte un altro fight da Tronca Stecchi e Piccio. Valerio prende un ottimo knock qua su Tronca Stecchi e subito Petwire con l'M24 mette la parola fine al team di Tronca Stecchi e Piccio. Quindi free loot per loro, hanno anche un veicolo che possono utilizzare per entrare all'interno della safe, ragazzi. Ma io sposterei la visuale su quello che sta accadendo qui sotto Sirius Max e Fra contro Alex e Jasmat. Jasmat che tiene tutti sotto tiro qui da questa collina con il suo mini e 4 per. Vedi Sirius Max, il colpo si connette però solamente sulla collina. Il colpo non va alla testa, va al petto, mentre lui riceve un headshot importante che lo costringe a beccare e rende il suo elmo quasi... tempo Fra, dopo aver utilizzato Sirius Max come bait, sta cercando di capire in che posizione si trova il cecchino che aveva precedentemente hittato Sirius Max. Alex Pacca sta ancora mi sente passi Sirius, vediamo, lo sta aspettando, ragazzi, guardate quanto tempo sta prendendo. Attenzione, lo vede subito, esce fuori allo scoperto, prende il knock, si è accorto del suo compagno di squadra che si trova a sud-est, ora che ha chiamato la direzione al suo compagno Jasmat, che però sta correndo in completo open field, ragazzi. Ecco che arrivano i primi colpi, due shot si connettono, ottimi questi shot da parte di Fra. Jasmat non capisce bene la direzione che gli è stata chiamata precedentemente. Nel frattempo Valerio spara da distanza siderale con il suo SKS, ma la zona, ragazzi, è in movimento. Jasmat mette la parola fine anche al team di Fra e Sirius Max. Decide Don Finkit di fermarsi al loot. Vediamo cosa ha preso. Un M24. Abbiamo qui anche una power weapon. Forse l'unico team addirittura con una power weapon. Nel frattempo Pondasaur e delle Pips continuano a fightarsi in questo scontro, ragazzi, che dura da circa 6 minuti. Vediamo quale sarà il primo team a salutarci. Pasquale, Rave, nessuno sa della loro posizione. Pondasaur decide di guardarsi in giro, non si fida. Pensa che potrebbe esserci qualche team che viene da fuori safe. Attenzione, ancora qui dicevo di fadare il team 15. Nel frattempo Don't Think It e Sloth si trovano sopra la collina e decidono di muoversi seguendo il cerchio, vedendo di trovare qualche player, perché ricordiamo la maggior parte dei player si posiziona sempre al limite del cerchio, quindi stanno cercando di andare a caccia. Sanno benissimo che si riescono ad acquisire 6 kill extra,
possono portarsi a casa dei punti extra che sarebbero ottimi per loro. Arrivano subito gli shot sull'ultima 22 di Alex e Jasmat. Arriva il knock e non fink it con il suo M4 con il suo M16 e 4 per. Vediamo se switcherà. Ma Sloth! Sloth con questa M24 piazza un ottimo headshot che va a eliminare questo team. Attenzione, Pondasauro e Devil Horizon fightano il team 28, prendono il primo knock sul Reikam. Pasquale è costretto quindi a beccare e cercare una zona per provare il rest. Don't think it, spot il team 23 a muoversi, quindi prova a tapparlo con l'M16. Al Sloth chiama di girare, come state vedendo, gli ha chiamato di girare, ha detto ho sentito degli spari provenire da nord. Ci dovrebbe essere qualcuno, infatti come vedete si stanno muovendo verso nord proprio per vedere dove si trovano gli altri player. Intorno al cerchio, sanno che c'è qualche player, Don't Think It, però li spotta. Ecco qui che arrivano i tap di M16, 1, 2, 3, 4 colpi, secondo su sulle pips, mettendolo down, viene noccato. Nel frattempo, Pondasaur e Evil Horizon fanno il team di Pasquale e Reikam dopo il knock che avevano preso. 2 contro 1, il team Forge contro il team di Marinus e delle pips. Vediamo Sloth avanzare, è molto aggressivo, Don't Think It cerca di tenere sotto scacco Marinus e le pips. Viene subito eliminato da Sloth che va subito a tradare in modo di avere una situazione di 2 contro 1. Pondasaur e Devil Horizon invece si trovano a sud, a sud e hanno appena vinto un fight, stanno riprendendo le risorse, si stanno curando, si stanno fullando. Allora andiamo a vedere la situazione. Marinus decide quindi di rientrare, brutta svista da parte loro quella di uscire fuori all'esterno. Allora io porterei la visuale su Sloth che sta cercando l'headshot importante. Arriva il miss qua su Marinus, continua a cercare, ecco che arriva l'headshot di Sloth col suo M24 e subito via Marinus, dice vai via da quella casa. E ora 2 contro 2 ragazzi, Devil Horizon e Pondasaur contro Sloth e Don't Think It, il team Forge contro il team 23. Vediamo come andrà. Nel frattempo, come abbiamo visto in precedenza, Don't Think It non ha l'elmo, è costretto a quindi a cercare di lootare un elmo. Ovviamente l'altro cadavere non ha un elmo perché è stato bam, distrutto. Sloth e il suo M24 decide di muoversi. Completo open field, prova questo movimento destra sinistra per schivare i colpi, chiede a Sloth sicuramente di coprirlo, cominciano a partire le smoke per cercare di coprire la sua avanzata verso di loro, vuole pushare molto aggressivo, Sloth prova con l'M24 qualche colpo attraverso le foglie ma non riesce, Don't Think It tira delle smoke importanti per coprire la sua avanzata, Horizon sembra non avere un elmo quindi è a rischio headshot da parte dell'M16 di Don't Think It. Ottimo qui l'headshot di Horizon su Don't Think It che aveva overesteso forse un pochino troppo. Sloth è costretto a fullarsi ora dopo aver ricevuto dei colpi. 2 contro 1. Un altro colpo importante qui da parte di Pondasaur. Io quindi metterei la visione su Pondasaur che sta intanto degli shot veramente importanti su Sloth. Sloth one shot è costretto a fullarsi ora. Vediamo la situazione. Sloth si muove, forse vuole prendere una zona più alta. La safe si chiude verso Pondasaur e Devil Horizon. Ora sono loro ad essere in vantaggio. Un altro colpo di Devil Horizon, secondo te su Sloth. Sloth 2v1. Deve cercare di prendere un knock. Il knock ora è importantissimo per lui. Vediamo nel frattempo cosa farà. Eccolo qui che cerca, forse il knock sta cercando il player, non li vede. Nel frattempo riceve colpi su colpi. Qui vede Pondasaur, non ha modo, prova il tap, arriva un altro colpo di Carso di lui che gli toglie via la vest. Don't Think It ormai è quasi spacciato, Sloth deve prendere questo knock, è importante per lui se vuole passare, se non prende il knock è la fine per il team Forge e arriveranno solamente secondi. Ora decide di andare avanti, Pondasaur cerca un push molto aggressivo, parte lo spray e lo prende a Sloth all'interno della smoke, quindi il team che vince questo game è Pondasaur con 5 kill e 2 kill per Evil Horizon. Il team Forge si piazza secondo con ben 9 kill e LPips terzi con 0 kill. Rieccoci qui su Air Angel. Vedremo ora quale sarà la direzione dell'aereo, vedremo i player come si disporranno, se avranno imparato dagli errori che hanno commesso nelle partite precedenti. Andremo a vedere chi sarà il vincitore di questo game, se sarà uno dei soliti nomi noti o sarà qualcuno di nuovo. Sarà una sorpresa come lo scontro tra TS e Lomba o uno dei team che ha già vinto rivincerà, o forse ora il team Forge finalmente arriverà alla ribalta e vincerà magari questo game. Vediamo, per ora sono dei team più costanti, non lo sappiamo ancora. Come vedete, stessa storia di prima, tutti i team sono verso nord, nessun team prova ad andare verso base militare o Nova Rep Noi. E sapete perché? Perché molti team hanno paura che ci possa essere qualcuno all'interno di Military o Nova Rep Noi, perché nessuno sa quello che è successo dopo il land. Molti team, una volta che sono landati, si spostano, cambiano drop, cambiano loot e così via. Vanno a cercare delle macchine e si spostano. È particolare la situazione.
decidono, ragazzi, veramente di andare con coraggio sul ponte, senza paura, dicevo, di attraversarlo senza nemmeno cercare. Pensano che non ci sia nessuno alla fine del ponte. Guardate con quale coraggio vanno avanti. Questa è una mossa molto rischiosa. Vuoi anche perché tutti i team hanno avuto paura di fare queste cose, di passare, di provare ad andare dall'altra parte. E sono uno dei primi team, assieme a quello di Regem e Pasquale, che siamo buttati nelle case gialle ad arrivare all'interno della military base. Nel frattempo tutti gli altri team si cominciano a muovere verso il cerchio, tranne il Don Finkit del Team Forge e l'Ombre Barzolo, che stanno ancora lottando Severni. Mentre tutti gli altri team sono alla ricerca di veicoli o si stanno muovendo verso l'interno. Vediamo come subito prendono una delle zone vicino a Repnoia, una di Campan vicino a Repnoia. Ottima giocata qui da parte loro, anche se io sinceramente avrei preferito prendere la zona, quella del roadblock, in modo da vedere se arrivava qualcuno, o addirittura dell'osservatorio, per avere una visione dall'alto. Nel frattempo vediamo come il Team Forge sta cercando di totalizzare più kill possibile. Si trovano qui, hanno praticamente free aim, possono sparare quanto vogliono, sanno che difficilmente c'è qualcuno che si è fermato sul ponte. Nel frattempo, ragazzi, io andrei a vedere la situazione qui a Nova Repnoia. Abbiamo il Team 04 e il Team 23 di nuovo, ragazzi, che si stanno per fightare. Attenzione, ragazzi, questo li abbiamo visti in precedenza fightarsi. Arriva questo spray, ragazzi, Nipfire prende un headshot importante su Evil Horizon, entra pure una granata all'interno. Raven pusha fuori e nocca subito Evil Horizon, ma Pondasaur ci mette subito una pezza andando a salvare il suo compagno, quindi riesco a eliminare il team. Nel frattempo Zaffenjoy e Mulfar hanno sentito gli spari e si stanno muovendo, cercando di capire la direzione da cui vengono gli spari e dove si trova il team di Evil Horizon e Pondasaur. Tempo pure Jasmat e Alex Pack stanno vedendo proprio in quella direzione, perché hanno assistito all'esplosione della granata. Ottima posizione pure da parte loro. Per ora i team stanno cercando di entrare all'interno. Don Finkit e Sloth hanno controllato che ci fosse qualcuno al roadblock, che è la posizione che precedentemente avevo detto che sarebbe stata ottima da prendere, assieme alla Watchtower qui a sud. E come vedete non pare esserci nessuno, forse se ne sono accorti di questo. Stanno controllando che non ci sia nessuno in acqua. Arrivano il doppio tap in testa su Bamboleiro e poi il terzo shot lo va a uccidere. Bamboleiro eliminato, un'altra kill per il Team Forge. Sanno che ci può essere sicuramente qualche altro player, ne hanno visti tantissimi nuotare in acqua prima, ne hanno ammazzati ben due, quindi sicuramente c'è qualcuno. Nel frattempo i Dalspur e forse altri padella si stanno muovendo. Io continuo a tenere la visuale su Smile, che sta hittando colpi su Vin, che è appena uscito dall'acqua, ma ora anche Valerio dall'altro lato si è accorto di avere dei player molto vicini. Decide di non entrare, decide di aspettare, di giocare vicino alla safe. Kit ancora che cerca di colpire Valerio, che invece si è buttato in acqua per cercare di prendere più posizioni possibili. Nel frattempo Zaffenjoy stanno fatendo Evil Horizon e Jasmat. Qui è partito un mega fight, ragazzi. Un fight, ragazzi, a tre team. Ben tre team. Zaffenjoy elimina Jasmat. Vediamo Pondasaur e Evil Horizon. Arriva lo spray, ma Pondasaur, che spray, ragazzi! Zaffenjoy quindi decide di restare Mulfar proprio sotto alla casa dove precedentemente è avvenuto il fight, quindi 1v1, il rest avviene ora su Malfar dopo essersi buffato ed essersi curato. Pondasaur decide di restare subito a Evil Horizon, rest sul rest, sezione 2 contro 2, quindi per ora entrambi i team però si devono fullare, curare e riprendere. Nel frattempo sopra Taverna e Energy stanno fightando, Taverna mette la kill finale sul Reikem e Pasquale. Vediamo, Sloth viene noccato da Valerio con questo shot di Scar, ecco che arrivano i colpi di Scar, vanno subito a connettersi e portano via Sloth, il compagno di duo di Don Finkit, che è costretto a tornare indietro, a beccare in una posizione più safe. Nel frattempo andiamo a vedere qui la situazione tra Zaffen e Mulfar contro Evil Horizon e Pondasaur. I ragazzi che hanno vinto precedentemente il secondo round, potrebbe essere importante per loro vincere il terzo round, gli potrebbe assicurare un tot di punti enorme e un boost sicuramente morale per continuare la partita. Qui sarebbe il momento giusto, secondo me, per provare a killarli. È molto importante per loro cercare di killarli. Ho sentito il suo Evil Horizon, che è armato dell'M24. Vediamo se li riuscirà all'entrata degli shot importanti di Pondasaur. Sempre con il suo Scar 4 per. Butta subito giù forse altri padella. 2 contro 1. Vediamo se decideranno di pushare. Don Finkit ancora che controlla il limite della safe. Se c'è qualche player nascosto qui tra i rottami delle macchine. Max Headball ancora al limite. La zona è molto lenta ora, quindi si prende tutto il tempo del mondo per ponderare, per vedere. Riesce a vedere Don Finkit. Ma ecco che arriva Smile lo vede prima di lui, prova a lendare qualche shot con l'M16, lo mette one shot, lo vede, parte il lean sulla sinistra ed ecco la kill. 4 kill per lui, più una o due mi pare
di Sloth, quindi dovrebbero essere sulle 6 kill ora, servono ben 5 kill per arrivare a 11, non penso sia possibile. Pondasaur e Evil Horizon si sono allargati sulla destra, di nuovo rinoccano un altro player del team 14, in questo caso Forzati Padella, in questo caso Italspurghi, Forzati Padella è costretto a curarsi, non può andare per il rest, dicevano di pushare sotto al ponte, si vanno a mettere in una posizione di svantaggio, non so il motivo di questa scelta, ma attenzione Evil Horizon, non finchit, il colpo si connette su di lui, ma la vesta lo protegge, non finchit, quindi prende una posizione safe, sicura, e vede com'è la situazione. Stanno cercando di eliminare i Talspurghi mentre cerca di entrare in safe. Nel frattempo Forsalt in padella sta strisciando mentre viene colpito, mentre i colpi arrivano su di lui da parte di Evil Horizon. Padella sembra quasi invisibile. Guardate, no, Forsalt in padella sbaglia tantissimo qui ad alzarsi e rende visibile la sua sagoma. Don't fake it contro Evil Horizon. Prova a andare qualche colpo, non riescono ad entrare su Evil Horizon. Evil Horizon, ricordiamo che è armato in M24, potrebbe one shotarlo con questa vita anche se ha l'elmo al 3. Vediamo cosa farà Smile. Smile per il clutch, uno dei team più consistent per ora del team Forge. Un altro secondo posto, questo potrebbe essere per loro se non riuscisse a clutchare. Mentre invece Pondasaur e Evil Horizon si porterebbero sicuramente primi in classifica con un'altra vittoria. Arrivano un headshot importante su Pondasaur che lo mette one shot. Pondasaur ora è costretto a fermarsi a curarsi. Vediamo se arriverà il knock. Il knock sarebbe importantissimo qui per il team Forge, che potrebbe portarsi in situazione di 1 contro 1 e poi andare a challengeare solamente Evil Horizon. Vede Evil Horizon nel led glitch naturale, sa che si trova lì Smile. Smile per il clutch, vediamo cosa riuscirà a fare. Vede Pondasaur sul lato sinistro, Pondasaur prova a hitare, si hitta un colpo in testa, arrivano gli altri shot, è one shot. Don't think it è costretto a challengeare super aggressivo. Evil Horizon prende la kill, ben 11 kill per loro ragazzi, 110 punti per Pondasaur e Evil Horizon, che schizzano sicuramente in prima posizione. Don't think it have a slot secondo con 7 kill e dallo Sporghi col salto in padella con una kill, terzo posto. Bene ragazzi, ultimo game qui al King of Subs, ultima mappa Miramar. Un'altra volta una delle mie sorprese che mi invento durante il King of Subs per mettervi sempre più in difficoltà. Sapete che mi piace tanto mettermi in difficoltà, no? Ebbene, ancora una volta giocheremo su Miramar ed è la quarta mappa. Eccoci qui, siamo in game ragazzi, andiamo a vedere la disposizione dei vari player. Guardate quanti team hanno scelto di andare a Pecado per l'ultimo game, per totalizzare kill, per cercare di prendersi la zona centrale, ma non sappiamo ancora dove sarà la safe, dove si chiuderà la safe e quindi dove saranno gli altri, dove si dovranno muovere gli altri player. Nel frattempo vediamo come ora molti team stanno scegliendo di andare a sud invece di andare a nord, però come vedete è sempre, non c'è mai una maggioranza di play, cioè non c'è mai un'uguaglianza di player tra quelli che vanno al nord e quelli che vanno nella parte sud della mappa. C'è sempre una parte, diciamo, durante la partita in cui o sono tutti a sud la maggior parte, tipo l'80-70% dei player, o sono tutti a nord. In questo caso, come vedete, sono tutti a sud. Qua subito ragazzi è partito il fight all'interno di stagno, andiamo a vedere cosa sta succedendo. Sirius Max e Fra contro Kirino Sun e Monster MXG. Subito questo spray di Vector, mi dispiace tantissimo per i problemi grafici che vedete. Nel frattempo vediamo come risolveranno la situazione. Eccolo qui che lo vede davanti a sé, Kirino Sun. Arriva lo spray di Vector, si connette solamente un colpo, sembrano essere delle Smarties, questi colpi lo feriscono mettendolo addirittura one shot. Rivede Kirino Sun che decide di lanciarsi, viene preso da questo spray un pochino ballerino. Raven, l'unico rimasto in vita per il team, decide di prendere la K. Sirius Max ritorna in posizione, arrivano i colpi su di lui, nel suo colpo si connette, arriva subito il compagno in supporto. Raven contro Sirius Max, Raven è sceso prima di sotto però non è stato visto da Sirius Max. Raven quindi si posiziona al centro del, scusatemi, sotto lo stadio. Kirino Sun invece è salito per non farsi vedere. Allora io sposterei la visuale su Fra, che va subito ad eliminare Kirino Sun con l'M16 che ha raccolto all'interno di stadio. Raven si trova sotto stadio, è scappato via verso il Buona Fortuna e si trova in mezzo a ben due player. Mi piace molto come giocano Pondasaur e Evil Horizon. Come vedete sono al bordo della safe, non hanno nessun bisogno di entrare, sanno che devono aspettare almeno un'altra chiusura prima di fiondarsi dentro. Nel frattempo vediamo come sono tantissimi Symphony Safe, vediamo Raven che prova a andare qualche shot sul Raven senza riuscirci, una tira fuori l'M4 con il 4 per, prova ancora a colpirlo, nessun colpo si connette se non sul pick up. Raven decide di scendere per non rischiare, il pick up comincia ad andare indietro, non ha messo il freno a mano, guardate come cerca di risalire piano piano, di seguirlo. Nel frattempo Raven full spray, in questo caso con il full tap, scusatemi, con l'M16 cerca, forse voleva farlo esplodere. Ora ha visto Raven andare all'interno dietro un albero, io sposterei la visuale allora su Raven che è rimasto da solo. Vediamo cosa farà con questo M4 con 4 per, gli arriva un colpo
È costretto quindi a curarsi, anche bustato. Nel frattempo Sirius Max e Fra si muovono sulla collina nella direzione degli spari di Raven, che è chiuso in queste case, non ha nemmeno un veicolo. Regem, il suo veicolo è molto ferito, è molto debole, si deve fullare, deve capire da quale direzione sta venendo colpito da Raven. Ecco qua che arrivano i colpi di Fra su Taverna, che è costretta a fuggire via e a trovarsi ora in mezzo a un fuoco incrociato, che è quello del team 20 e il team 30. Nel frattempo Monster, attenzione, Play Fra continua a cercare degli hit su Taverna, che però non entrano. Petware e Valerio si girano verso la direzione da cui vengono gli spari, sanno che stanno arrivando. Io quindi mi metterei a vedere cosa sta accadendo. Guardate Petware come vede il Sirius Max arrivare dalla Blue Zone, viene noccato qui, arrivano gli shot per metterlo one shot. Valerio subito va ad aiutarlo, finendo Fra. Attenzione, Taverna contro Play Fra, io metterei la visuale su Play Fra. Attenzione, scontro di uno contro uno, eccolo qui, parte lo spray. Taverna subito che si vendica, vendica il suo compagno, vendica Energy. Taverna low HP, vede French, arriva qualche colpo su di lui, prova a connettere colpi sulla destra, solo un colpo si connette sulla destra portando French a 50 HP. Attenzione, arriva lo spray di Taverna che vendica Energy con questo 1v2 situation. Attenzione, ottima giocata. Io porterei la visuale ora su Borrini, che sta cercando con questo 8 per di fightare il team 02 di Monster NXG e Mr. Franci. Entrambi Rompifregni e Burrini Thumb armati del car con 8 per si trovano sopra questa collina, però Burrini è stato hittato alla testa. Andiamo a vedere la situazione a nord. Tainted ancora vivo dopo l'incredibile game che ha fatto prima, dopo l'incredibile giocata che ha fatto prima con ben due team intorno a lui. Ma ci è rimasto secco, ha usato troppo. Nel frattempo Sports ready. Burrini decide già di muoversi, lasciando rompifregni dietro di lui. Guardate come vanno a prendere un'altra zona god. Questa zona, guardate questa conca, ragazzi. Questa conca è veramente god e gli può dare la possibilità di sparare a chiunque vogliono. Petware e Valerio riescono comunque a passare, a prendersi pure loro un'ottima posizione da cui potrebbero poi muoversi. Nel frattempo Tias, che si trova all'interno della safe da solo, decide di perdere, diciamo di non provare a piccare, di non far spottare la sua posizione, perché spera che lo abbiano perso gli altri compagni. Guardate come Burrini e Rupifregni però continuano a controllare, sanno che c'è un altro player tra loro due, li hanno visti. Ecco che arrivano gli shot di Valerio che portano ad alfa HP Rompifregni. Vediamo, io sposterei la visuale su Valerio e Petware, che stanno giocando molto aggressivi. Spostiamo la visuale su Petware, che è il primo della fila armato della K, forse un pochino esagerato da questa distanza. Vediamo cosa farà. Controllano a destra, controllano a sinistra, sanno dove si trovano quei due. Infatti c'è un altro player extra, forse potrebbe essere all'interno della casa. Valerio prende un knock molto importante, sono costretti quindi ad andare per il rest forse subito. Andiamo a vedere cosa farà Burrini, se tenterà il resto o tenterà di sparare. Nel frattempo Valerio guida subito la carica, stanno arrivando le prime granate verso la posizione di Rompifregni, che è stato toccato recentemente. Burrini fa capolino con la testa, arrivano i primi shot su Valerio. Petware non si connette nemmeno un colpo, altre granate che arrivano. Pet è in completo open field, non si connette nemmeno un colpo, smira palesemente. Petware e Valerio sono al limite della safe, devono cercare di fare subito questo fight. Burrini prende il knock su Valerio. Attenzione, io rimetterei la visuale su Burrini, che sta fightando contro Pet alla Blue Zone proprio alle spalle. Valerio deve cercare di entrare dentro. Nel frattempo Tias dal lato sta cercando di prendere, in questo caso Pet, per prendere più kill possibile. Burrini si porta a casa la kill su Pet. 1v1, deve cercare una posizione safe. Tias sta spammando con questa M16, mettendolo one shot. Oh mio Dio, che rischio incredibile. Però la situazione è tutta a vantaggio di Burrini ora, perché Tias si trova nella parte più lontana della Blue Zone. Ragazzi, tensione, 1v1 qua. Forse il rest su Rompifregno è un po' esagerato, non arriverà in questo caso. Vediamo come Tias sta facendo, sta utilizzando le smoke per provare a passare. Sta utilizzando più smoke possibile per provare ad avvicinarsi all'interno della safe. Vediamo che qui avremo una zona di vantaggio incredibile se non riesce a vederlo durante il cross e ucciderlo. Questa zona potrebbe far vincere la partita a Tias, se giudicherebbe un altro game Tias al secondo come primo posto. Vediamo, Tias continua a cercare di andare gli shot su Burrini, non sembra avere un'ottica nemmeno per poter cercare di essere più efficiente da questa distanza. 1v1 situation. Tias flanking on the left side, going to the seal. Tias is trying to... Tias is trying to take the save zone. Burrini now, he has to run, he has to challenge him. Tias has the, oh my god, he has the god spot. Let's see if Burrini can land the god headshot on Tias. Tias, he knows he has the god spot. He knows he can peek from here like a head glitch. Burrini takes a tree. He's hiding behind a tree, he has a car. What he needs to do is to land a headshot with this car in the four time. Let's see the situation. 1v1, it seems like the first round were alone by and Tias were fighting.
Let's see who's gonna win this game. It's really important for Tias. One headshot locking down on Tias' head. Burini getting just one shot on the chest, taking out the car. Tias is healing himself. Probably Burini doesn't know he got a headshot. So now Tias is full HP. He's a little bit amazed. He's trying to peek on the left side of the zeal he's taking. Now, guys, this is the last zone. This is the last 1v1. Tias probably want to take the second or third place if he's going to win this one. It's so important for him. It's so important for him and his teammate. Let's see what he's going to do. The zone is going to start in less than 2 minutes. So the next zone is going to be one shot. 15 damage per second. So let's see. Burini still hiding behind this tree. He needs to peek as soon as possible. Look at these fast peeks from him. But he's still paying with the M4. He needs to do it with the car. He needs to land the headshot. One more headshot knock, landing on Tias. Now with this bush, he doesn't do it. He's still waiting. Probably he didn't notice he got the headshot. So let's see what's going on here. Still Burini staying behind the tree while Tias is hiding behind his heel. He can pick from wherever he wants. The blue zone is gonna start soon. Let's see what Burini can do. Now he doesn't have the helmet, so he's one shot. Let's see if Burini can land this magic headshot and win the game and remove Tias from his hope to get in the second place. Let's see. Burini now, he took out the car, probably not the best idea possible. Probably now that he removed the helmet. Look at the spam! The headshot doesn't connect. Oh my god, that's so sick. Let's see what he's gonna do, guys. Literally, guys, I don't know what to say. This is so fucking tense. Can you feel it? Can you feel it? Let's see, and the headshot coming, the god headshot from Burini, winning the game with 6 kills. Oh my god, nice game. Ok, torniamo a noi. Woo! Che game, ragazzi. Allora, ragazzi, terzo posto, team 17, Max Headball e Tias, con ben 525 punti, si aggiudicano le tank top Princess Power di PUBG. Secondo posto, i rinomati e amatissimi del Team Forge, Smile e F-Sloth, con ben 541 punti. E ragazzi, a 59 punti da loro, al primo posto, ed è richiesta la vostra presenza su Discord, se potete, Poundasaur e Devil Horizon, con 601 punti, si aggiudicano la vittoria del King of Subs. Complimenti, siete voi i re dei subscriber di febbraio.